Gabby di Carmela, il rosso e il nero, l'audacia, la passione. Sì, un pochino anche, diciamo, quel carattere di ognuno di noi diabolico, sì, che viene fuori poi nell'abbigliamento un po', eh? Esatto. Per esempio tu stasera, non lo so, ti ispiri a un qualcosa di particolare? Perché poi non no. noi vabbè, ma noi ci siamo messi d'accordo. Sì, effettivamente. Poi Carmela, non so se notate, era in pandan con le ballerine alla prima uscita, con le frange. Sì, avete notato le frange? Sì, preside. Perfetto. Esatto. Sì, perché qui non si muove foglia se il presidente non dà l'ok. Quindi bisogna essere tutti precisi e puntuali. Che balletto c'è? Abbiamo un microfono scassato, ora c'è il balletto La Mordidita, che appunto i ragazzi più grandi ci faranno vedere, e speriamo che vi piacerà come tutti gli altri. Que no es real, me parece
Allora, le abbiamo fatte rimanere sul palco? Abbiamo fatto rimanere tutti sul palco? Io sono qua, eh. Sì, perché abbiamo deciso di farvi fare due risate, io e Carmela. Abbiamo deciso che vogliamo conoscere a tutti i costi i passi di questo balletto. Sì, allora... Innanzitutto ci farebbe piacere conoscere i nomi di tutti voi che ancora non vi siete presentati. Mi sembra doveroso. Antonio. Carmela. Anastasia. Dalila. Dalila. Gilda. Emanuele. Elena. Elena, ora, voi che siete, io lo so, professionisti in questo campo, dovete concederci... Poi ve lo ricorderete nella lunga carriera che seguirà, no? Questo momento di alta classe, arte. Arte pura, cioè passione per il ballo. Dovete insegnarci, sede, questi passi, perché noi vogliamo esibirci. Antonio, capisco che è un'impresa disperata. Disperatissima, però. Dai, grazie. DJ Bart e staff tecnico, fate partire la musica. Per noi è troppo veloce. Le mie articolazioni determinate cose non le possono fare. Carmelo, però non ti sto vedendo parlare. Sto apprendendo. Ah, ecco. Abbiamo dei tipi di problemi. Bene, possiamo ringraziarli, okay, perché grazie. Abbiamo capito che non possiamo farcela a fare queste cose. Ci riproveremo, guarda, sì. Però no, non bisogna arrendersi mai. Provarci mai. Sempre. Arrendersi mai, come diceva. Privatamente ci proviamo però a fare queste cose. Sì, fra domani magari, domattina ci incontriamo. Esatto. Vabbè. Io chiamerei sul palco a questo punto il presidente della Proloco di Sanfossi. Insieme al presidente della Proloco di Rogiano. Dobbiamo, Rogiano. Proprio dobbiamo, sì, chiamare il presidente Carmelo Sidimarco, Proloco Artemisia Sanfossi. Ci devono dire qualcosa. E il presidente Proloco Rogiano Gravina, Leonardo Rago. Buonasera a tutti e benvenuti a questa grande manifestazione che la Proloco Artemisia ha voluto realizzare quest'anno. Noi veniamo da un'altra grande manifestazione che è stata fatta l'altra sera sul Fiume Rosa, notte sul Fiume Rosa, che è stata veramente un evento di portata, diciamo, Valle dell'Esero e oltre, siamo andati, grazie a Dio è andata proprio bene. Devo ringraziare tutti quelli che hanno voluto condividere con noi quella serata e tutte le persone che hanno espresso gratitudine nei confronti della Proloco Artemisia. Come sapete tutti, la Proloco Artemisia è da anni che sta lavorando sul territorio, un splendido gruppo di amici che ogni anno cercano di dare e di far vivere delle emozioni ai sanzostesi e non solo.
Io mi trovo qui sul palco con il mio collaboratore presente alla Flogo di Roggiano, Leonardo Lago, a cui va un ringraziamento di cuore per questa serata che ci ha regalato, ma per il progetto che stiamo portando insieme. Lo dico questa sera, allora noi come Prologo di San Sosti e Prologo di Roggiano siamo le due Prologo che stanno portando avanti un discorso di consorzio delle Prologo della Valle dell'Ese, perché abbiamo capito che con il campanilismo non si va da nessuna parte, bisogna crescere insieme, le potenzialità ci sono, la forza c'è, la voglia c'è, le persone giuste ci sono, quindi questo è il nostro progetto. Con Leonardo ne abbiamo già parlato, dopo le feste a settembre avremo i primi incontri, se Dio vuole avremo una sede su al Santuario del Pettoruto, che è il luogo che conoscete tutti, sarà la nostra sede del consorzio, una sede data dall'amministrazione comunale di San Sosti per questo grande diciamo consorzio che si andrà a costituire insomma, da qua a breve. Io voglio ringraziare tutti i bambini e le ragazze che oggi hanno voluto partecipare a questa serata. Un ringraziamento particolare va a tutti i genitori che hanno sostenuto questa serata, insomma, li abbiamo disturbati nel periodo estivo, qualcuno ha dovuto abbandonare le vacanze, però diciamo alla fine poi il risultato si vede, è una piazza piena, una bella piazza, insomma la cornice che vediamo noi qui dal palco è bellissima perché è piena di gente, c'è gente anche insomma di altri paesi, questa per noi è una grande soddisfazione. Un applauso particolare va al mio amico Paolo Maratea che ha voluto condividere con noi questa serata, ha dato un tocco particolare perché oltre alla, diciamo, alla sfilata, ai balli, ha dato un taglio di solidarietà. Noi sono tanti anni che stiamo, come diceva bene Carmela, stiamo collaborando con Telethon e l'altro giorno quando ho ricevuto questa lettera dalla mamma di questo bimbo, vi dico la verità, mi sono venute due lacrime giù perché è bello sentire, insomma, ed aiutare le persone che sono in difficoltà. Io di solito quello che parla di più è Leonardo. Mi sono zittito. Ve lo passo un attimo. Allora, vabbè, adesso sono in veste di Prologo. Prima ero agente rappresentante di Emmoda, adesso sono Prologo. Sì, io a differenza di Carmelo sono 3 mesi e che sono presidente di Prologo a Roggiano. Bene, devo dire un applauso veramente a Carmelo, a tutto il gruppo della Prologo di San Sosio, perché vi garantisco che fuori se ne parla bene, perché molte volte non nemo profeti in patria, no, nessuno ti accetta quello che si dà. Io ritengo una cosa, due cose ti voglio dire molto molto ferme. Io penso che da quando con Carmelo abbiamo cominciato a parlare di consorzio della Valle dell'Esero significa mettere insieme 17 comuni, noi siamo 78.000 abitanti, avete idea quanti sono? Siamo una cittadina suddivisa a quartiere, cioè il che vuol dire? Come diceva Carmelo, senza nessun campanilismo, senza nessuna invidia e cattiveria che nel sud Italia e nei nostri paesini, scusate se la dico, ne abbiamo da vendere, io sono un venditore, ma se dovessi vivere di invidia e cattiveria non so perché ne abbiamo, beh, saremmo ricchissimi, ve lo garantisco. Però voglio veramente augurarmi, perché vedo tanta bella gente, questo anfiteatro, la gente che partecipa in maniera spontanea, perché fortunatamente buoni ce ne sono tanti, e Telethon con San Sosti, con Roggiano, con la Paola Tripicchio che è presidente e coordinatrice provinciale della Telethon, beh, siamo stati tra i paesi più importanti. Dare una mano a chi ne ha bisogno, anche regalare stasera una serata così, io penso che ci si diverta grandi e piccine. In un momento dove l'economia non è, ve lo dice uno che vive di proprio, quindi non sono tra virgolette uno che lavora con lo Stato o con privati, cioè io devo alzarmi al mattino e andare a lavorare, quindi quello che vedete qua li presenta ai negozi in sostanza, il che vuol dire un'economia in questo momento fortemente in regressione, lo sapete, però con poco, veramente con la volontà di tutti, dico di tutti, si può fare qualsiasi cosa, non necessariamente tutte le sere dobbiamo mangiare caviale e champagne, basta pure un panino in casa, un zizia, come dite voi,
alla cascata e si può passare una piacevole serata. Noi abbiamo un progetto ambizioso, però c'è bisogno di tutti, nessuno escluso, che ognuno dia una propria mano. Non è solo il direttivo Proloco che può dare un aiuto, chi ha lo spirito di appartenenza al proprio paese deve dare una mano. Tutti siamo impegnati, tutti, non c'è nessuno, perché se tutti lavoriamo, grazie a Dio siamo gente per bene, ci alziamo al mattino per andare a lavorare, tutti devono dare una mano. Come dico io in dialetto, lo dico tanto che ci capiamo, pure la cartuccia in terra, se la evitiamo ognuno di noi di buttarla a terra, è già un qualcosa di importante che abbiamo fatto per il nostro paese, perché io penso che il paese è la casa di tutti. Quindi la Proloco ci rappresenta come l'amministrazione pure. Poi alla fine ognuno fa il proprio dovere. Speriamo di riuscire in questo intento. 17 comuni, 78.000 abitanti. Facciamo una grande Proloco, forse qualcuno se ne renderà conto. Ok, grazie. Grazie Leonardo. Grazie. Grazie Carmela, come sempre, grazie. Splendida. Insomma. Sì, grazie. Francesco che ogni volta questa che... Questa è la doccia di fine serata perché ci rinfreschiamo. No, Francesco vita. Veramente che ogni volta che lo chiamiamo sempre disponibile. Francesco è un grande artista. Poi, grazie di vero cuore a tutti voi, grazie. Un applauso al Presidente, il Presidente porterà questo applauso e questo entusiasmo a tutto il gruppo Proloco, a chi c'è stasera, a chi invece magari sì, è via per le vacanze, ma il gruppo Proloco c'è e ci sarà sempre con l'aiuto di tutti, veramente di tutta la comunità. Grazie al Presidente Leonardo Rago e nonché rappresentante di eccellenze di moda, veramente ne stiamo vedendo una parte questa sera in passerella. Io per il bene delle ragazze le farei salire subito sul palco perché le vedo lì accaldate, anche perché c'hanno il piumone, indosseranno i piumoni, per cui se vi volete avvicinare vi lasciamo lo spazio per appunto la passerella.